bilancio previsionale del 2014 che ci accingiamo a discutere qui in aula, la discussione iniziata oggi, è un bilancio per noi irricevibile. È ricevibile per tutta una serie di ragioni. Principalmente abbiamo degli aumenti delle tasse, aumenti dei costi spropositati. E pensiamo ad esempio all'aumento della tariffa rifiuti che è aumentata di ben il 70% in soli 10 anni. E appunto tutti questi aumenti a fronte poi di servizi molto spesso carenti o inesistenti. Basti pensare ad esempio alle periferie di Roma che ad oggi sono letteralmente invase dai rifiuti. Quindi AMA ha dei costi fuori controllo perché l'unico strumento di gestione è il piano finanziario, che però viene approvato sempre all'annualità in corso. Quindi piano finanziario, che dovrebbe essere uno strumento previsionale per organizzare, diciamo così, le spese, quindi dovrebbe essere approvato e discusso a gennaio, viene invece in realtà approvato, come in questo caso, nella migliore delle ipotesi ad agosto, come è successo l'anno scorso addirittura a dicembre. Quindi un piano finanziario che si trasforma in un conto sempre più salato, dove rimetterci poi sono i cittadini con i loro soldi.